Buongiorno e benvenuti al segno dello Scorpione. Per questo oroscopo particolare di questa settimana, vi ho annunciato che forse non l'avrei fatto, lo faccio in forma abbreviata, lo faccio in maniera diversa. Per l'oroscopo normale vi rimando a settimana prossima, non vi dirò nemmeno i pianeti, non voglio dilungarmi oltre, andiamo direttamente con le energie. Per lo Scorpione per la settimana che va dal 14 al 20 di giugno 2021. L'unica cosa che vi ricordo è che Marte è entrato in Leone il giorno 11, quindi quadrato lo Scorpione. Quindi diciamo che lo Scorpione è agitato, diciamo così, è agitato, abbastanza agitato. Andiamo a vedere qual è l'energia interna dello Scorpione. L'impettice al contrario, ma sono giusto. Qual è l'energia esterna? Il Sole al contrario. Quali sono le energie della settimana? Come si muove la settimana? L'imperatore, il diavolo? Energia e sfida. Ok. È caduto l'imperatore al contrario. Molto manipolativo questo scorpione della settimana, mi sa. Comunque, andiamo a vedere. L'imperatrice al contrario. Dentro vi sentite come se... Quello che avverto io, inquieti, stanchi di dare, stanchi di non avere una risposta, la risposta che volete. Anche la vostra creatività è andata a farsi una passeggiata. Avete stanchi, noto una grande, grande, quello che sento dentro è una grande, grande stanchezza. Esternamente, guardate, c'è una situazione che non, che è negativa, che vi sembra negativa, che è negativa, che non si evolve. Qui c'è una grande negatività esternamente, qualcuno gioca e qualcuno no. Quindi o siete voi che vedete gli altri giocare o che vi sembra che gli altri giochino con voi, oppure siete voi che avete voglia di giocare ma non ci riuscite. O ci sono delle situazioni che non vi sono chiare, sono al contrario, c'è poca chiarezza, quindi andiamo a vedere poi qual è la situazione. L'imperatore e il diavolo, interessante questa combinazione. Molto manipolativa, vi vedo questa settimana, vi vedo molto manipolare, molto molto molto, o almeno o siete in un'energia manipolativa voi o siete in un'energia di dipendenza da manipolazione. Tra l'altro avevo pure il diavolo al contrario, l'imperatore al contrario che sono andata a pigliare, quindi proprio diavolo, imperatore, ragazzi, o imperatore al contrario, l'ha detta tutta. Qui avete voglia di gestire qualcuno o qualcosa, ok? Ma state gestendo proprio voi. Andiamo a vedere comunque l'imperatrice al contrario e poi mano a mano ci vediamo le altre. Allora, tutti questi sette e quest'asso di spade, voi avete voglia di iniziare qualcosa, non di iniziare, sì, di iniziare qualcosa. Forse io credo che state studiando, sembra strano, ma state studiando una situazione, anche se siete molto in difesa, da cui o dovete difendervi, o la state studiando per essere pronti a difendervi questa posizione, questa situazione. Potrebbe essere una situazione da chiudere o da aprire, eh? La vedo più da chiudere con questi imperatrici al contrario. La sensazione è che voi non abbiate più voglia di fare crescere una situazione o non vedete più che cresce, avete voglia di mettere una fine, uno stop oppure di comunicare uno stop, però contemporaneamente è come se dentro di voi ci fossero due forze ben distinte, una che vorrebbe in qualche modo cercare il modo di portarla avanti, potrebbe essere anche una situazione lavorativa, questo sei sette di denari. Ma dall'altra parte c'è anche una sorta di forte difesa. Se parliamo di una situazione lavorativa, è come se ci fosse un fermo dal punto di vista lavorativo. Voi volete andare avanti, ma non ci riuscite. Per cui qua in qualche modo cercate di aprire o chiudere continuare completamente delle situazioni oppure di aprire delle conversazioni. Vediamo la carta il sole. Il sole al contrario, qualcosa non vi è chiaro, qualcosa non è chiaro esternamente a voi.
Uno scorpione che è in sonno, uno scorpione che non sa che pesci prendere, uno scorpione che relativamente anche una situazione che può essere bella familiare o di amore, di sentimento, ha paura dei conflitti, ha paura di fare un passo falso, perché non è una situazione che c'è qualcosa che non gli è chiaro. Qualcuno di voi si sente tradito, qualcuno di voi si sente, ma si sta autoboicottando comunque, anche da se stesso. Tutti questi pensieri continui, negativi, lo stanno autoboicottando. Comunque lasciamo perdere questa situazione esterna. C'è qualcuno che, dato che è esterna questa situazione, c'è qualcuno che potrebbe effettivamente, non dico fare il doppio gioco, ma insomma sicuramente. Essere in una situazione, ecco, la carta di base era quella importante. Da un lato sta male, dall'altro lato gioca. C'è qualcuno attorno a voi, davanti a voi, che in qualche modo vi mostra una faccia differente. Questa cosa voi l'avete capita, l'avete percepita. Chiaramente non vi fa stare bene questa cosa. L'imperatore, vediamo perché l'imperatore inizio settimana. E perché poi il diavolo. Ok, dunque. Qui c'è voglia di muoversi all'interno di una situazione molto molto emotiva, probabilmente anche di allontanamento da una situazione sentimentale. C'è voglia di muoversi, di lasciare indietro una situazione sentimentale. Una situazione da cui però ci sentiamo particolarmente attratti, guardate. Molto attratti, re e regina di bastoni. Siete proprio una coppia. Molta attrazione, anche se c'è molto conflittuale. Però qui c'è molta manipolazione. L'uno o l'altro, in un certo qual modo, con questa luna, non è chiaro. L'uno o l'altro tende a mistificare, l'uno o l'altro tende a non far apparire quello che è o quello che prova. C'è proprio un allontanamento in atto, eh? Un allontanamento da una situazione che finora vi ha fatto stare bene per andare su un'altra situazione che vi attira in modo particolare, ma che è anche molto conflittuale dentro di voi. Vediamo la settimana. L'eremita al contrario. Qua avete proprio bisogno di chiarire una serie di cose. Ma dentro di voi. Bella settimana poi alla fine come energia. Qua c'è un carro che si muove. Qua c'è un cavaliere che si muove. Qua c'è un asso. Qui c'è tanta voglia di cominciare. Qua c'è voglia di fare partire una situazione, di far partire una situazione stabile, però è come se prima si volesse vedere bene dentro di sé, se si volesse capire bene dentro di sé. Dentro di sé che mancano le certezze, non fuori, dentro di sé mancano le certezze. Vediamo qual è la sfida. La ruota al contrario. La sfida è superare questo blocco. Qua c'è un blocco che si ha, superare questo blocco. Ragazzi, vabbè. È assurdo, è la seconda volta che prendo le stesse carte per questo tipo di cosa. Incredibile. Poco fa ho fatto un oroscopo e avevo il 4 di bastoni e l'11. Nella stessa identica carta della sfida. Ok. Allora, amici dello Scorpione, dico la stessa cosa che ho detto a quelli dell'Acquario. Cercate di credere in questo rapporto, cercate di lasciare andare le sensazioni negative, di tornare in equilibrio, di credere in questo rapporto potrebbe essere molto stabile, potrebbe darvi molto, e che voi è come se non ci credeste, è come se foste bloccati, voi siete bloccati. Quindi, ok, credete e cercate di superare questo momento di forte blocco. Andiamo a vedere una carta che vi indicherà su per giù quali sono le energie, non le energie,
una carta che vi dice, vi dà un consiglio, la carta della settimana la chiamo io stavolta, tutto diverso dalle altre volte, lo sapete, faccio gli sciamani, ma qual è la carta che questa settimana connota, manca a dirlo, lo scorpione, la regina di Gabriele, d'altronde c'eravamo pure qua. Una donna affascinante, appassionata, brillante e dipendente. Adesso puoi fare qualsiasi cosa, insegui ciò che vuoi. Hai l'abilità di attrarre persone utili. Quindi, cari scorpione, che vi state chiedendo cosa fare, cosa non fare, che cosa anche strano per lo scorpione, perché avete tanta volontà di andare, di lasciare indietro il passato, di andare verso questo qualcosa di nuovo. Mi fa anche paura, però. È qualcosa che vi ossessiona, ma contemporaneamente vi mette in conflitto. Qua c'è tanta. Sapete che c'è questa possibilità di creare qualcosa di nuovo con queste persone, con questa persona nuova, in una situazione nuova, però contemporaneamente state cercando di capire intorno a voi che fare. Questa è la chiave. Adesso puoi fare qualsiasi cosa, insegui ciò che vuoi, inseguite i vostri desideri. Manifestate, hai l'abilità di attrarre persone, manifestate quello che volete per quanto riguarda le persone, le situazioni e le cose. Ok? Perfetto, questo era lo scorpione per la settimana che va dal 14 al 20 di giugno 2021. Io avete visto che ho un oroscopo molto particolare, molto diverso dal solito. Sapete, la maggior parte di voi, o almeno chi mi segue, sa perché è così. Comunque, in ogni caso, ci vediamo settimana prossima per l'oroscopo normale. Per questa settimana, bye bye, gli scorpioni.